Quattro nuove ordinanze per dare una nuova svolta alla ricostruzione del centro Italia. Le ha firmate stamani il commissario Giovanni Legnini dopo aver ottenuto l'intesa due giorni fa nella cabina di coordinamento con i quattro presidenti delle regioni coinvolte dal sisma 2016, Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Nel ricordare che la trasparenza dell'attività commissariale e il controllo della legalità e prevenzione dalle infiltrazioni di ogni genere sono alla base del processo di ricostruzione, Legnini ha illustrato i contenuti delle quattro ordinanze. La principale è quella sulla semplificazione delle procedure. Il caso più evidente che ricaverete dalla lettura dell'ordinanza è l'utilizzo della SCIA, della certificazione di inizio attività semplificata, che viene utilizzata sia per il procedimento urbanistico che per la domanda di concessione contributo. Secondo elemento caratterizzante, una platea molto ampia, apprezzamento che era rimesso, che il legislatore aveva rimesso al commissario, di interessati. Noi potevamo scegliere una platea ristretta, io ho preferito scegliere una platea molto ampia, perché se semplificazione deve essere, che sia la più estesa possibile. Vedrete che i limiti d'importo indicati sono elevati. La seconda ordinanza consente ai comuni che lo richiedessero di avere la delega per la gestione delle pratiche istruttorie d'intesa con gli uffici speciali cui si sostituirebbero. Al momento lo hanno fatto 12 comuni dell'Abruzzo, 5 dell'Umbria, nessuno di Lazio e Marche. Terza ordinanza destinata all'individuazione di un elenco dei comuni più colpiti dal sisma, un secondo elenco con porzioni di comuni nei quali poter applicare anche delle deroghe urbanistiche. Non vi è alcuna differenziazione quanto a distribuzione di risorse e diritti tra i comuni inclusi in questo elenco e gli altri che non lo sono. Vi sono centri, borghi, frazioni, nuclei che hanno necessità di queste deroghe e gli altri che possono ricostruire seguendo la procedura ordinaria. La quarta ordinanza va a destinare 30 milioni di euro per le aziende che fanno ricostruzione come sostegno per la pandemia da Covid, così da poterle adeguare a pratiche e allestimenti di dispositivi anticontagio. Il commissario Legnini poi si aspetta dal governo un ulteriore scatto in avanti per completare la legislazione sul fronte ricostruzione privata e soprattutto sul fronte di quella pubblica. Se vogliamo far sì che parte la ricostruzione pubblica e deve partire, occorrono norme straordinarie. Noi ne prevediamo nella sostanza due. Uno, applicazione generalizzata della procedura negoziata per importi, per interventi inferiori alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro. Due, un potere straordinario in capo al commissario di provvedere in deroga nelle situazioni più critiche, più complesse, in quelle bloccate, in quelle nelle quali vi sono impedimenti tali da richiedere un intervento derogatorio.